situazione di quello che ci hanno rovinato a suo tempo. Quindi è una situazione molto più grave di quella dei francesi che sono alle porte. E alle porte la nostra distruzione totale, finale. E allora le due condizioni ci sono: il re assente e il pericolo è incombente. Ecco che stranamente sono spuntati i parlamentari delle Sicilie. Perché la strada era troppo tortuosa e pericolosa arrivare come la Lega nel Parlamento italiano. Come tutti i grandi popoli che si sono liberati del gioco straniero, anche noi partiamo da dove sembrerebbe essere un punto di arrivo. Noi siamo un Parlamento non eletto, ma che sarà eletto, speriamo, presto, e che avrà questo compito importantissimo di, soprattutto di far aprire gli occhi ai milioni di meridionali che non ci conoscono ancora e che soltanto da noi potrebbero avere qualcosa. Le nostre commissioni o ministeri, come vogliamo dire, in cui tutti voi vi andrete poi a iscrivere, avranno un responsabile, io li coordinerò, e questi responsabili devono controllare, come ha detto il professor De Crescenzo, il loro territorio, portare le istanze, le porteremo alle istituzioni, faremo sapere, perché le istituzioni non ci hanno ascoltato. Andremo a mettere alla berlina quei parlamentari anche del sud che fanno soltanto vedere che sono del sud, mentre invece andremo ad apprezzare e a far conoscere quelli che finalmente apriranno gli occhi verso le nostre zone. Quando a Termini Imerese si ribellano perché il lavoro si è perso, come stanno facendo a Pomigliano e come in molti altri posti del sud avverrà continuamente, noi dobbiamo essere anche in piccola parte presente. Bisogna capire al sud che non c'è più un partito di destra o di sinistra, c'è il passato che ritorna e che ha tutti i diritti e il dovere di aiutare i nostri fratelli a non emergere più, a non essere più schiavi della criminalità, a non dimenticare più il loro grande passato, a non vergognarsi di essere siciliano o napoletano. Noi abbiamo un grande importantissimo da fare. Questo è l'esigenza del Parlamento che deve essere più attento. Non abbiamo via elettorale, abbiamo la via di salvare la nostra patria, che per 150 anni è stata prigioniera e che finalmente ha rialzato la testa e ci porterà avanti nel tempo. Vi ringrazio.